Bene, sono qua con il mio amico Luciano Boeo, locanda delle fate, Ciao. nella sua abitazione. Mi ha ospitato per questa chiacchierata, non solo, e viene spontaneo chiedere qualcosa di questo tour che, ahimè, sta andando verso la fine, perché siamo ormai a settembre, questo tour della locanda delle fate che dovrebbe essere l'ultimo. Sì, Raccontaci qualcosa, Luciano. sarà l'ultimo, abbiamo deciso di chiudere qui la nostra avventura. Perlomeno dell'area, poi vediamo se ci saranno ancora degli strascichi, ma solo per la post-produzione di cose che sono già state fatte. E perché così? Perché è anche giusto che un gruppo come il nostro, che ha avuto la fortuna di arrivare fino a questi momenti con quattro della formazione originale, abbia un momento decide, vabbè, così come abbiamo cominciato, vogliamo concludere tutti assieme. Non aspettare che siano degli eventi o che lo decida qualcun altro, in sostanza. Non c'è niente di triste in tutto questo, no? È un Assolutamente ciclo della no. vita che ovviamente Esattamente, così continuerà con come qualcos'altro. siamo amicissimi, non c'è assolutamente dissenso fra di noi, ci siamo trovati concordi su questa idea. Quindi cerchiamo di farlo nel migliore modo possibile. Sino adesso quante date avete fatto nel corso di questo anno? Abbiamo fatto, per adesso abbiamo fatto quattro date. Ci ricordi dove? E, sì, abbiamo cominciato a gennaio a Torino, poi abbiamo fatto Milano, casa di Alex, poi abbiamo fatto Giardino, e poi siamo stati in agosto, a Martigiano Lombardo, in Calabria, che tra l'altro è stata anche la prima, e adesso si può dire anche l'unica data della locanda a sud di Roma, e faremo ancora alcune date, tra cui a Genova il 7 di ottobre. Vabbè, prima facciamo Roma il 23 settembre, aspettando progressivamente al Planet Club, e poi facciamo Genova 7 ottobre al Teatro Gobbi, e poi abbiamo qualche data all'estero, però non lo possiamo Non si ancora può dire ancora per il dire, momento. per scaramanzia o perché c'è qualche... Per Ok, scaramanzia, per ma scaramanzia. diciamo molto lontano da quello che Diciamo mi che è avete una cosa proposto. molto, sì, molto lontana, dobbiamo fare, diciamo, Un prendere aereo, un viaggio intercontinentale, voilà, vediamola voilà, così. diciamo così. E poi chiuderemo il tutto il 9 dicembre ad Asti, al Teatro Alfieri, esattamente laddove cominciamo nel 1971. Quindi la data di Asti, il luogo Asti ha un motivo preciso, Sì, non è casuale, non non è solo è. perché è vicino a casa. No. E perché è proprio esattamente dove cominciamo nel 1971. Tra l'altro noi avevamo la sala prove che era nel cortile del Teatro Alfieri e nel 1971 per pagarsi Lemmon, tanto per essere proprio scendere nel particolare, suonavamo accompagnato le sfilate di moda proprio al Teatro Alfieri. Quindi diciamo, la prima locanda era anche così suonare quella veste di un po' stravagante, poi facemmo un concerto per noi memorabile nel 77 di presentazione di Forse le Lucciole, e quindi è il luogo ideale per noi, secondo noi, per chiudere la nostra carriera. Hai accennato dei dettagli, però qualche dettaglio se uno volesse, leggendo il tuo ultimo libro, racconta qualche cosa anche del tuo ultimo libro, visto che non è che parla soltanto della locanda, racconta un'epoca, racconta un'era, quindi è l'occasione per conoscere qualcosa di più. Guarda, tu lo sai perché l'hai recensito, avevo fatto un libro che si chiama La mia chitarra sulla rock, che parlava di anni 60 di beat, e lasciamo un po' questo aperto un discorso, una continuazione, che è venuta con Prati di Lucciole per sempre, dove si riprende dal 60, 1968 in avanti e si ripercorre tutto il periodo d'oro del prog italiano. Raccontato dal punto di vista di un musicista come me, come gli altri, come i compagni d'avventura nella locanda, dei musicisti provinciali che si ritrovano per una sorta di magia, di alchimia, si rendono conto che possono costruire musica assieme, ci credono, lo fanno, i periodi sono anche, diciamo così, propizi e quindi raggiungono una certa notorietà. Però tutto questo,
potrebbe essere scritto da uno che vede da fuori, non uno storico. Invece io ho preferito raccontarlo da di dentro, cioè raccontando il retroscena, quello che gli altri non possono sapere, perché non erano nella sala prova, non erano nel backstage, non erano durante i viaggi delle esperte e non erano nella sala di registrazione e negli uffici dell'allora Forogram. E quindi racconto un po' questo, no? E credo che anche tantissimi altri musicisti si possono specchiare in questa storia che io descrivo, e credo che si possa anche essere, diciamo così, non dico una guida, ma insomma, possa dare degli spunti di riflessione anche a qualche giovane, anche se adesso le cose sono un po' diverse. Sì, anche perché i giovani poi non sono molto legati a questo. Beh, alcuni seguono la musica progressiva, sono propositori di cose nuove, però rimaniamo sempre nell'ambito della nicchia. Però il tuo libro può essere letto da chiunque, non importa se uno segue un tipo di musica o di un'altra, perché si adatta particolarmente alla conoscenza di un'epoca che, se non ci fosse gente come te che la descrive, tanto più, come ti ho detto, dall'interno, perché anch'io sono capace a scrivere delle tue cose, però non le ho vissute dall'interno, quindi è una valenza completamente differente. E io consiglio vivamente di leggere le tue cose, perché non sono soltanto tue a quel punto, ma sono di tutti. Okay. Luciano, che risposta avete avuto dai concerti di cui mi puoi parlare di questo ultimo anno? Guarda, ti devo dire veramente che abbiamo scoperto di avere un pubblico caloroso, ma più caloroso di quanto pensassimo di avere, ed è stato bellissimo scoprire che è fatto di giovani, cioè che è comunque un genere di nicchia, giustamente, non possiamo negarcelo. La verità è quella. Non possiamo negarcelo, però è un genere di nicchia che non è a perdere, perché non è un pubblico fatto di nostalgici, ci sono anche questi, per carità, però è fatto di giovani, quindi vuol dire che è un genere comunque che riesce a reclutare degli appassionati. E l'abbiamo scoperto così, perché anche se uno va a vedere sul nostro sito e vede le fotografie, vede che il pubblico ci sono tantissimi ragazzi giovani. Questa è una cosa bellissima. Quindi, congediamoci, cercando di accalappiare ancora qualche giovane, le prossime due date, quelle di cui puoi parlare, anzi le prossime tre date di cui puoi parlare, poi magari faremo un po' di pubblicità a quelle per adesso lontane, ma quelle possibili sono, riepiloghiamo, Roma. A Roma il 23 settembre, nell'ambito del Progressivamente, questo concerto sarà fatto la settimana precedente, quindi è un evento che si chiama Aspettando Progressivamente. Poi a Genova il 7 ottobre a Teatro Gobbi e poi al 9 dicembre ad Asti, a Teatro La Fiera. Ok, siete carichi? I tuoi compagni sono carichi? Carichissimi. Carichissimi, anche perché, non so, c'è una forma di euforia, no, in questo ultimo tour, quindi veramente lo sentiamo come una cosa importantissima, quindi quasi come un esordio. Senti, incredibile, ma tante volte un addio è come un esordio. E se va contraddittorio, perché pensare all'ultimo tour, uno fa pensare ad un evento con qualche lacrimuccia, no? Invece siete... Beh, ne teniamo per dopo. Qualcuno di noi, qualche lacrimuccia, la lascia anche scappare. Però, diciamo, per adesso, ma poi non succede assolutamente niente. Quindi penso che sia una celebrazione e deve essere una festa. Che una festa. Un'ultimissima cosa che riguarda te. Se pensiamo ad aver terminato l'anno, quindi tutti i concerti programmati, hai qualche cosa di previsto di cui puoi parlare, ovviamente, tra scrittura e musica? Sì, vabbè, certamente io continuerò a scrivere, diciamo così, anche brani, come ho fatto in passato, continuerò a imbrattare dalla carta anche scrivendo altre cose che non sono musica, non sono testi di canzoni, e poi niente, perché no, suonare, anche collaborare, cioè anche a livello, diciamo così, più tranquillo, più, diciamo così, disinibito, ecco,
un po' meno impegnativo, un po' più ludico, vabbè. Sì, un po' più ludico, il carattere è sicuramente ludico, meno impegnativo, perché anche i gruppi, poi mi occupo anche del management, e tu puoi immaginare che dietro anche i movimenti di un gruppo c'è un lavoro molto, molto importante, molto forte, e quindi... Ecco, quindi Luciano, questo credo che sia, questo sia per la parte management, quindi organizzazione eccetera, ma anche per la costruzione di un disco, credo che la gente comune, tra virgolette, non abbia idea del lavoro che ci sia dietro, perché è un lavoro immane, immenso, che... È un lavoro immenso, dipende... Adesso uno pensa, ma con la tecnologia attuale è facile fare un disco, sì, forse... Ma l'idea non è così. L'idea non nasce dalla tecnologia, l'idea comunque dovrebbe nascere dal musicista, dall'autore, dal compositore, ecco. E quindi chiudo solo dicendo che per fare un disco come facciamo noi nel 77, forse le lucciole, ci sono tantissime ore di lavoro dove tutti i musicisti sono presenti contemporaneamente, e quindi per fare un disco del genere non si può farlo per corrispondenza, perché l'idea e l'arrangiamento deve nascere in suo momento. E quindi tu non sei tanto favorevole a quegli artisti che si prendono dall'altra parte del mondo, gli si manda un pezzo e poi lo si recupera per il proprio disco solo per dire, ma io anche come partecipante non ti esprimi, va bene? No, non è che non mi esprimo, cioè va bene tutto, però dico che forse la luce non sarebbe stato possibile farlo così. Quindi se qualcuno fa così, fa un'altra cosa, può essere bello, può essere migliore o peggiore, questo non lo so, potremmo giudicare gli altri, però sicuramente qualcosa di diverso. Va bene, ringrazio Luciano che mi ospita in casa sua e che ha chiacchierato con me. Marco 2020.